Vi siete stancati dei Green Pass, dei Sivax, dei Novax? Perfetto, questo è il video che fa per voi. Oggi andremo a fare il tagliando alla mia Toyota Celica. Se volete vedere il materiale necessario per effettuare un tagliando, vi lascio qua in descrizione il link del tagliando sulla sua.abarth, dove spieghiamo tutto il necessario per andare a effettuare un tagliando. Non è detto l'intro però. Salve a tutti ragazzi. Sei partito come un razzo. Sì, voglio farlo partire così questo. Piccola cosa, tanto adesso lo vedrete. Ho comprato un prodotto per la pulizia interna del motore. Si mette a olio caldo, adesso andiamo a vedere il procedimento, si lascia 3, 4, 5 minuti, dopodiché si scola e questo va a pulire il motore tutto all'interno, dalla morchia, dalle incrostazioni. Così possiamo andare a mettere l'olio nuovo, che vi farò vedere a breve che marca ho scelto. Questo è il prodotto che ci servirà per andare a pulire dentro l'olio motore. Vi do solo un piccolo consiglio per chi ha un tappo come il mio in alluminio. Prima di andare a effettuare questo lavoro, visto che il tappo sarà caldo, se vi ricordate, allentatelo un po'. Quando andate poi a riaprirlo, siccome l'alluminio si scalda, tende a dilatarsi e rimarrà incollato, quindi non riuscirete ad aprirlo. Perciò, prima di fare questo lavoro, allentate leggermente il tappo, così quando andrete a svitarlo riuscirete a farlo, altrimenti vi scottate solo e non fate un cazzo. No, ti bruci! Ma sei proprio un rumeno. Ok, andiamo a svitare il tappo, bello fresco, hai visto che l'ho anche leggermente pulito. Ricordatevi ogni tanto magari di pulirlo, perché l'olio poi tende ad accumulare morchia. Sì, e poi si appiccica, diventa... insomma, una schifezza quando apri. Mettiamo questo bellissimo, luminosissimo pulitore di motori, sì, esatto. Via! Si mette tutto dentro. Tutto dentro. Ti piace quando si mette tutto dentro? Tutto dentro. Ok, lo mettiamo tutto dentro. Dopodiché accendiamo il motore e lo facciamo girare per 3-4 minuti. Vediamo se riusciamo a centrare il buco. Vediamo. Ok, adesso andiamo ad accendere il motore. Facciamo fare questi 3 minuti. Magari ve li tagliamo, così evitiamo una rottura di palle. Abbiamo acceso la macchina, adesso aspettiamo questi 3 minuti. Finiti i 3 minuti, spegniamo tutto, mettiamo l'auto sui cavalletti e andiamo a svuotare tutto l'olio esausto lavato e anche il filtro olio, ovviamente. Dopodiché procediamo col resto. Restate sintonizzati! Ok, abbiamo tolto il tappo e solleviamo un attimo la stina con l'olio nero del diesel. Seguiteci, andiamo ad alzare la macchinina. Comunque si è alzata la ruota dietro. Bellissimo. Ancora un po'. Sì, dietro si è alzata. Ci dovremmo essere, eh? Sì. Il punto d'appoggio direi che va bene, no? Sì. Ci siamo. Ok. A posto. Adesso andremo a togliere i carter di protezione qua sotto e scoleremo l'olio. Ok, questo è il filtro dell'olio. E qua c'è il tappo per scolare l'olio. Tappo, filtro, tappo, filtro. Chiave per aprire il tappo dell'olio? È una 17. Ok. Adesso controlliamo meglio e vediamo aggiornamento. Questo ragazzi è il filtro della KN che ho scelto. Perché ho scelto questo? Perché dicono che ha una capacità filtrante un po' superiore, quindi come qualità dovrebbe essere un po' superiore. È quello che già monto adesso, soprattutto per il motivo che ha possibilità di essere estratto con la chiave, quindi è comodissimo. Vi faremo vedere il modo
E niente, questo è l'HP 1003 come modello. Dio, ce la mandi buona. Sì, dai, questa dovrebbe essere il più semplice del mondo. Sì, sì. Ti arriverà tutto in faccia, vero? No. Sei tu che l'hai chiuso l'ultima volta, eh? Non va. Ma perché? Perché? C'è Stefan che sta combattendo con... Con un altro filtro! Con un altro filtro! Non so perché abbiamo questa maledizione che i filtri dell'olio si bloccano, si incastrano, si incollano. Nonostante abbia la chiave, quindi siccome questo qua si apre facilmente con la chiave, però è verniciato, tende a scivolare un po'. E nulla, diciamo che adesso è anche un po' calda, quindi può essere che si sia dilatato un po' ed è un po' più incollato, quindi proviamo ad aspettare ancora un attimino e vedere se riusciamo a scollarlo. Le tue macchine sono una maledizione. Io non ci credo. Quindi, ma sembra che l'ha stretto un dinosauro, ma... Sei tu che l'hai stretto l'altra volta. Le ha stretto insieme. Sì, noi siamo fortunati perché abbiamo Stefan, che è stato molto intelligente, che ha pensato a questa cosa. Allora, non usciva fuori, la chiave non era quella del 27, ci siamo sbagliati, dovrebbe essere penso 26 a sto punto. 26 o 25. 25, 26. Però c'è da dire che anche questo metallo è molto morbido, cioè nel senso... Sei una lamiera che si deforma facilmente. Infatti noi abbiamo bucato il filtro mentre abbiamo cercato. Da qua capiamo, allora, due cose. L'importanza di avere un amico rumeno e i prodotti di qualità KN. E comunque è un marchio importante. Aveva predisposto due buchi da parte a parte. Noi li abbiamo allargati per far passare poi un grosso cacciavite che ci ha fatto permettere di far leva e svitare il filtro. Quindi adesso l'abbiamo tolto. Non lo so, sembra veramente fatto apposta. È una maledizione. Tutti i nostri filtri tutti olio. I nostri filtri, più che altro su questa macchina. Sembra che si autostringano da soli, cioè non lo so, è incredibile. Comunque facciamo una cosa. Quello nuovo lo stringo io. Con grandissimo piacere, la prossima volta almeno su cavoli tuoi. Dai, andiamo a scolare l'olio. Ragazzi, i due buchini di cui parlavo che passano da parte a parte. Questo esce di qua. Allargandoli riesce a fare leva. Rimettiamo in ordine le chiavi usate, così abbiamo tutto in ordine, non disperdiamo, facciamo un lavoro bello, pulito. Dai, pulito con tutto questo olio un po' meno, però. Tra virgolette. Tra virgolette. La prossima volta che vieni a fare un tagliando e non ti porti dietro le chiavi dell'olio, non t'azzardare neanche a venire, eh. Te lo dico già. Ed è la 15. È una chiave da 15 quella per il tappo dell'olio. Segnatevelo. Toyota Celica, chiave da 15. Si svita. Fortunatamente questo è stato più collaborativo. Bene, bene, bene. Preparatevi a un bagno d'olio assurdo. Eccolo lì. Che nero, eh. Mm-hmm. Vuol dire che ha lavato per bene le impurità che c'erano. E ce n'erano. Stavolta pasta lavamani, gentilmente offerta da Pit Stop Italia. Almeno quello. Boh. Grazie. Ragazzi, adesso vi faccio vedere l'olio che ho comprato. Ovviamente si usa un cacciavite per aprire, non un taglierino. Però, allora, il bello delle spedizioni è che ti rendi conto quando ti trattano bene. Meno male che non ho preso roba di cristallo. Comunque, ragazzi, questo è Bardal 5V40 Synthetic Special Oil XTC60 C60, che è indicato per i motori un po' più anzianotti come il mio, ecco. Questo è full synthetic, quindi è perfetto, va benissimo. Vediamo di mettere questo bell'olio. No, ancora un po'. Perché devi farmi sembrare un maniaco? Ecco fatto. Sto per svenire. Quando vi pizzicate fate la bolla di sangue. Tiratelo sempre fuori, sennò ce l'avrete lì per 2-3 settimane da un fastidio assurdo. Questi sono i consigli dei vichinghi. Mi raccomando, seguiteli. Ragazzi, stiamo riavvitando il filtro dell'olio nuovo a mano. A mano, rigorosamente. A mano e basta. E bello, ma... stretto. Tanto basta così, non vi preoccupate. Boh. Via.
E dopo la nostra bellissima esperienza con questa macchina, che non vorrei più vedere tutta la mia vita, alziamo la macchina di nuovo sul creek, togliamo i cavalletti, e ci spaventiamo perché questo creek scende di colpo, e non so perché. Ah, che strano. Te l'ha aggiustata la mia macchina. Sì, una cosa positiva che ha fatto questa macchina. Ovviamente abbiamo già rimontato il carter di protezione sotto il motore e dobbiamo solo andare più a mettere l'olio nuovo. Ricordate sempre, quando alzate la macchina, freno a mano e marcia, perché sennò rischiate di farvi molto male. Quest'olio, sentendo neanche qui l'odore, sì, vediamo di che cosa sta questo. Questo mi sembra che sia extravergine di oliva sempre. Dici? Sì, questo non filtrato. Ok. Ma noi facciamo vedere tutto, facciamo vedere anche le difficoltà del quotidiano. Ragazzi, è veramente duro. Ok, ci siamo. Oggi tra veramente duro, mettere fino in fondo e tutto. Vediamo se questa si rompe oppure è dalla nostra. Se mi arriva olio ovunque. Ragazzi, vi giuro, è durissimo. Fa sentire? Sa di pesca. Ma perché troviamo sempre odori? No, ve lo giuro, senti, non sa di pesca. Sa di te alla pesca. Pesca, guarda. Ma perché ci sono sti oli? Vabbè, mettiamo sto olio alla pesca. Prima accensione. Perfetto ragazzi, il lavoro è stato completato, abbiamo cambiato olio, filtro olio, con non poche madonne. Sì. Diciamo che abbiamo tagliato un bel po' di video perché non volevo aggiungere troppi beep e veniva lunghissimo, quindi ho fatto che tagliare direttamente il video. Già. Abbiamo una maledizione con i filtri dell'olio, non sappiamo perché. Sulle sue macchine, su questa in particolare. Che poi l'avevamo stretto noi a mano tranquillamente, a mano. Non lo so. Ce l'ha con noi, niente. Detto questo, avrei voluto fare il filtro dell'aria, ma anziché farlo oggi voglio dedicare una puntata apposta dove vediamo come lavare un filtro dell'aria sportivo a pannello, poi rioliarlo in un caso come il mio dove sia necessario mettergli l'olio. Sì, diciamo ingrassarlo sì. Per assorbire tutte le impurità in un modo più efficace. Proprio quello. Il lavoro è completato, l'olio l'abbiamo messo, 4 kg, una precisazione per quelli con la Toyota Celica, c'è scritto di mettere 3,7 litri. Ma siccome soprattutto il mio motore è uno di quelli che mangia tanto olio per via dei problemi alle fasce elastiche, se ne mettono 4,2. Questo è stato rettificato proprio da Toyota, quindi si mettono 4 litri e 2 di olio, io ne ho messi 4, non me ne frega di avere quei 200 in più, e da qui posso monitorare per bene quanto olio mi mangia ogni 1000 km. Tanto. Tanto. Ma ci vediamo alla prossima puntata! Iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. E mi raccomando, guardate gli altri video tutorial sui tagliandi, eccetera, eccetera. Ecco. Dovete iscrivervi al canale, non vi costa nulla, è importante per me, posso portarvi roba di qualità superiore. Anzi, fatemi sapere se volete vedere video dedicati a qualcosa in particolare nel mondo delle auto sempre. Io non tratto le Barbie, questo lo sapete. Ma siamo qui, insomma, iscrivetevi, mettete mi piace, eccetera, eccetera. È finito il video, ciao!